storia di successione di modi di produzione, e nel Capitale ci sono passi in cui a un certo punto il commerciante viene definito un commesso dell'industriale, del capitalista industriale, e anche il capitalista bancario è marginalizzato e visto come secondario, no? E questo è una cosa che confligge con la realtà dei tempi di Marx, perché già allora in realtà alcune banche, alcuni banchieri determinavano eventi storici, probabilmente come accade anche oggi, e perché poi non tornavano i conti rispetto a cosa. Insomma, qui c'è tutto il discorso della quella che è stata chiamata impostazione aristotelica della teoria del valore, per cui appunto il plusvalore nasce soltanto nella produzione e quindi non può essere l'effetto di una speculazione separata dal mondo della produzione. Però, oltre a questo Marx, che è il Marx che giunge fino a noi e che è veicolato probabilmente da un movimento di sinistra e operaio poco attento, spesso, quasi sempre, alle questioni appunto del potere bancario, e abbiamo un altro Marx, che è quello da una parte del, appunto, anche del Capitale. Per esempio, diceva Marx nel Capitale, nel suo primo capitolo 24, paragrafo 6, Editori Uniti, editore, che fin dalla nascita le grandi banche agghindate di denominazioni nazionali non sono state che società di speculatori privati che si affancavano ai governi e grazie ai privilegi ottenuti erano in grado di anticipare loro denaro. Quindi l'accumularsi del debito pubblico non ha misura più infallibile del progressivo salire delle azioni di queste banche, il cui pieno sviluppo risale alla fondazione della Banca d'Inghilterra 1694. E prosegue legando la questione appunto dell'indebitamento alla questione delle banche, citando appunto la svolta del 1694, che è propria anche di tutte le teorie della banca, anche quelle di Auriti, di destra tra virgolette. E questo è il Marx del Capitale. Io ritengo che a un certo punto Marx, che venne preso da numerosi mal di testa durante la lunga stesura del secondo e terzo libro del Capitale, aveva capito che c'era qualcosa che non quadrava, tant'è vero che Engels intervenne più volte, mise lui le toppe, soprattutto al terzo libro del Capitale, e poi fece la prefazione del 1895. Ma detto questo, questo è il Marx più teorico, che ha preteso di sistematizzare il suo pensiero. Se noi andiamo a prendere le lotte di classe in Francia dal 48 al 50, e sentite lo schema e la visione che ha Marx appunto rispetto a questo problema delle banche e di quella che lui chiama l'aristocrazia finanziaria. Per esempio, dopo la rivoluzione di luglio del 1830, il banchiere liberale Laffitte, accompagnando il suo compare, il Duca di Orleans, in trionfo all'Hotel de la Ville, lasciava cadere queste parole: d'ora in poi regneranno i banchieri. Laffitte aveva tradito il segreto della rivoluzione, quindi la rivoluzione del 1830 è vista come una rivoluzione non della borghesia in generale, ma dei banchieri e di quello che chiama Marx l'aristocrazia finanziaria, la quale è in antagonismo anche con la borghesia produttiva. Attenzione, perché qui si apre una finestra che potrebbe andare a finire, diciamo così, persino in alcune teorie o alcuni aspetti del corporativismo fascista. Io non voglio fare l'elitismo, però i collegamenti ci possono essere. Dice Marx, sotto Luigi Filippo non regnava la borghesia francese, ma una frazione di essa, i banchieri, i re della borsa, i re delle ferrovie, e una parte della proprietà fondiaria venuta con essi a un accordo. La cosiddetta aristocrazia finanziaria era questa che comandava, non la borghesia nel suo insieme. Essa sedeva sul trono, essa dettava leggi nelle camere, essa distribuiva gli impieghi dello Stato, dal ministero allo spaccio dei tabacchi. La borghesia industriale, propriamente detta, formava una parte dell'opposizione ufficiale, era cioè rappresentata nelle camere solo come minoranza. E poi prosegue: l'indebitamento dello Stato era l'interesse diretto della frazione della borghesia che governava, cioè l'aristocrazia finanziaria, e legiferava per mezzo delle camere. Dopo 4 o 5 anni un nuovo prestito offriva all'aristocrazia finanziaria, cioè la borghesia finanziaria,
la borghesia bancaria, una nuova occasione di truffare lo Stato, che mantenuto artificiosamente sull'orlo della bancarotta era costretto a contrattare con i banchieri alle condizioni più sfavorevoli. Guardate che più o meno è lo scenario che abbiamo oggi, perché oggi non ci sono i banchieri privati, ci sono questi istituti privati, dalla Banca Europea alle agenzie di rating, eccetera, però il milione è lo stesso. E sentite ancora, termino qui la citazione di Marx.